Buongiorno a tutti, anche oggi siamo qui con Marco Marcocci e lo ricordiamo, è referente per il terzo settore del gruppo bancario cooperativo Iccrea. Buon pomeriggio Marco. Ben trovati. La volta scorsa abbiamo dato una definizione generale di terzo settore, sottolineandone l'importanza. Abbiamo infatti dato anche dei numeri. Abbiamo parlato di cifre importanti che il terzo settore mette in campo. Oggi invece il contenuto riguarda la riforma. Marco, cosa si intende quando parliamo di riforma del terzo settore? Guarda, quando si parla di riforma nel terzo settore si suole indicare il complesso di norme che ha ridisciplinato o forse meglio riordinato il mondo del non profit e quello dell'imprenditoria sociale. Quindi è un intervento legislativo massiccio che ad oggi non è stato ancora completato, in quanto non sono stati emanati tutti gli atti previsti dai decreti legislativi di attuazione della legge delega del 2016 che ha innescato questa riforma del terzo settore. Il quadro normativo di riferimento è questo. Legge 6 giugno 2016, numero 106, che delega il governo per la riforma del terzo settore dell'impresa sociale e della disciplina del servizio civile universale. Quindi, dalla legge delega del 2016, l'anno dopo, nel 2017, vengono fuori quattro decreti attuativi. Decreti attuativi che sono quello del 6 aprile 2017, numero 40, che riguarda il servizio civile universale, quello del 5 per 1000, che è il decreto numero 111 del 3 luglio 2017, poi c'è stato sempre il 3 luglio il decreto numero 112, che è quello che ha ridisciplinato l'imprenditoria sociale, l'impresa sociale. E poi c'è stato sempre in data 3 luglio il famoso decreto 117, che è quello che ha introdotto il codice del terzo settore. Questi decreti attuativi necessitano per l'entrata in vigore di una serie di norme primarie, quindi di altri decreti ministeriali piuttosto che di circolari ministeriali, eccetera, e quindi diciamo che nel suo complesso la riforma ancora non è del tutto realizzata. Sempre in base a quella famosa legge del 2016 è stata istituita la Fondazione Italia Sociale, la FIS, e mi piace ricordarla perché persegue un obiettivo principale importantissimo, perché l'obiettivo principale della FIS, quindi della Fondazione Italia Sociale, è quello di contrastare la disuguaglianza sociale in Italia. Ha anche una ripercussione sul credito cooperativo, in quanto voi sapete che io lavoro nel gruppo bancario Iccrea, come sono il referente del terzo settore. Il gruppo bancario Iccrea è partner della Fondazione Italia Sociale. E hai menzionato il codice del terzo settore, se ne sente parlare spesso, perché è così importante? Il codice del terzo settore è importante perché trova perno intorno alla nuova figura degli enti del terzo settore, gli ETS. E con l'introduzione di questa nuova figura dell'ente del terzo settore, ecco, si dà avvio a un riordino della parte fiscale, insomma, moltissime cose che riguardano appunto il terzo settore. Tra i quattro decreti attuativi della legge delega che ho citato, quello che introduce il codice del terzo settore è quello più cospicuo. Infatti consta di 104 articoli, ecco, non so se riesco ad inquadrarla, però un'intera gazzetta ufficiale, è un libro praticamente questo codice del terzo settore.
e introduce insomma molte cose importanti. Con riguardo agli ETS, ecco, voglio ricordare che gli ETS, per essere tale, deve, oltre ad avere certi requisiti, deve essere anche iscritto nel RUNT. Il RUNT è il registro unico nazionale del terzo settore. Quindi avere un registro unico nazionale del terzo settore che dovrebbe arrivare entro fine anno e sarà disponibile online, quindi consultabile, e sarà istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è molto importante, perché significa proprio riordinare e soprattutto fa scomparire gli oltre 300 registri che attualmente ci sono presso la regione, piuttosto che presso l'Agenzia delle Entrate, piuttosto che altri enti pubblici, dove sono riportati gli elenchi degli enti del terzo settore attuali. Ma insomma, potrei dire tante cose del codice del terzo settore. Una cosa che a me mi ha particolarmente soddisfatto è l'articolo 17, ad esempio. Articolo 17, che parla del volontariato. Quindi il volontario ha una definizione giuridica, è una persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente, mettendo a disposizione il proprio talento, il proprio tempo, gratuitamente. E quindi, oltre a quella che è la sfera giuridica del volontario, è bello che il volontario ha una propria dignità. Sì, ho accennato al registro unico, addirittura dei 104 articoli che compone, di cui si compone il decreto legislativo che introduce il codice, ben 9, dall'articolo 45 al 54, parlano di questo registro unico, per cui ci sono molte aspettative. E io lavoro in banca, qui il canale in cui parliamo è quello dei giovani soci della Banca Campania Centro, per cui faccio anche un rapido riferimento a quella che è la componente finanziaria che è presente nel codice del terzo settore. E mi spiego meglio. Il titolo 9 del codice, che è composto da due articoli, parla di finanza sociale, e in particolare, parlando di finanza sociale, i due articoli che ho menzionato mi disciplinano. Il primo, l'articolo 77, i titoli di solidarietà, che sono obbligazioni non subordinate emesse dagli istituti di credito, che però sono obbligazioni, insomma, o titoli di credito molto articolati, che però poi trovano un riscontro nel terzo settore. Detto proprio in due parole, anche questi titoli di solidarietà ancora non sono disponibili, perché manca un decreto attuativo. Però, detto in due parole, la banca raccoglie dal mercato, quindi dai clienti, dalla clientela, mediante titoli di solidarietà, la raccolta che fa con i titoli di solidarietà deve essere impiegata sotto forma di plafond per gli enti del terzo settore. Un altro articolo, il 78, sempre che riguarda appunto questo titolo della finanza sociale, è quello del social lending. Quindi social lending, che è una sorta di, cioè non una sorta, è proprio una declinazione del crowdfunding, che solitamente è un prestito tra privati che si fa su piattaforme che si trovano su internet. L'articolo 78 ne disciplina il lato fiscale, appunto quando questo social lending è fatto per agevolare gli enti del terzo settore. Io concludo con l'ultima domanda e ti chiedo: quali sono i parametri affinché un'impresa sociale venga considerata come tale? Guarda, sì, l'impresa sociale è un
Anche questo è un pezzo molto importante della riforma del terzo settore, a cui il legislatore ha dedicato un decreto specifico. Intanto, cosa c'è da dire? Ecco, l'impresa sociale è un ente privato che esercita in via stabile e principale un'attività di interesse generale, quell'interesse generale di cui abbiamo discusso la volta scorsa. Quindi un ente privato esercita un'attività di interesse generale senza scopo di lucro per le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Quindi è un ente del terzo settore. L'impresa sociale, quindi, è un ente del terzo settore. È una qualifica giuridica. L'impresa sociale è una qualifica giuridica che può essere ottenuta da società, associazioni, fondazioni che fanno quel mestiere lì, in via stabile e principale, ovvero fanno l'attività di impresa di interesse generale. Le cooperative e le reti associative delle cooperative sono imprese sociali in maniera automatica. Quindi la qualifica di giuridica di impresa sociale per le cooperative e le reti associative è automatica, mentre per altre tipologie di imprese, di associazioni e di fondazioni è una qualifica che può essere ottenuta mediante una prassi. L'impresa sociale può fare anche degli utili, tuttavia questi devono essere reinvestiti nell'associazione. Che dire su queste attività di interesse generale? Quali sono, ecco, queste attività di interesse generale? Sono le più svariate, sono 22, sono quelle contemplate dalla norma, che vanno da interventi e prestazioni sociosanitarie, dalle attività di educazione, istruzione, all'agricoltura sociale. Ecco, per esempio, il tema dell'agricoltura sociale è molto importante per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Mi viene in mente, ecco, soprattutto il mondo dei migranti, dei richiedenti asilo, che molto spesso loro sono inseriti in programmi di agricoltura sociale che appunto sono fatti da cooperative, quindi da imprese sociali. Insomma, è molto vario come scenario quello che possono svolgere le imprese sociali. Per quanto riguarda gli organi dell'impresa sociale, anche qui c'è un'assemblea, diciamo, dato che abbiamo detto che le cooperative sono imprese sociali, anche qui gli organi sono sempre quelli costituiti dall'assemblea dei soci. Vi è un consiglio di amministrazione che è eletto dall'assemblea dei soci di questa impresa, c'è un collegio sindacale, ma insomma il vero valore è questo, che questa qualifica, che l'impresa sociale è un ente del terzo settore e anche un'impresa, insomma, che for profit, se ha determinati requisiti, può essere può acquisire tale qualifica, ecco. Ok, per oggi abbiamo finito e ti ringrazio infinitamente per questa chiacchierata, anche oggi interessante, e sicuramente ci rivedremo alla prossima. Sicuramente, sì. Va bene. Allora, grazie a tutti per l'attenzione, grazie. Ciao a tutti.